Saresti un dromedario magnifico anche tu, se solo non avessi quella brutta gobba in più. Il cammello gli rispose: mi hai rubato la parola, è una sfortuna per te avere una gobba sola. Ti manca poco ad essere un cammello perfetto, con te la natura ha sbagliato per difetto. La bizzarra querela durò tutta una mattina. In un canto ad ascoltare stava un vecchio beduino e tra sé intanto pensava: poveretti tutti e due, ognuno trova belle soltanto le gobbe sue. Così spesso ragiona al mondo tanta gente che trova sbagliato ciò che è solo differente. Buonasera a tutti, mi presento, sono Sonia, mamma di Martina e di Giulia, sono emozionatissima, non ho mai parlato pubblico, quindi sono molto emozionata e vi ringrazio per essere qui presenti perché vi volevo far conoscere Cristina. Noi l'abbiamo conosciuta, per noi è stato un grande dono, perché ed è un dono talmente prezioso che ho proprio deciso di condividerlo con gli altri. Cristina mi ha insegnato che a me e alla mia famiglia che nella vita si possono realizzare i propri sogni, si può essere felici, a prescindere dal numero di cromosomi che si hanno, a prescindere dalle difficoltà che si hanno. Ringrazio l'asilo San Giulio che ci ha permesso di poter organizzare questa serata, il comune che l'ha patrocinato, e passo la parola a Cristina perché sono troppo emozionata, quindi non ce la faccio. Chiedo scusa per le mie gambe che ogni tanto sbandano, però 4 anni fa ho incontrato una malattia virale che mi ha tagliato la resistenza muscolare, soprattutto degli arti inferiori. Ma come dice anche Giovanni Paolo II, non si governa la chiesa con le gambe. Vivo in Valtellina, sono nata nel 72, da una famiglia semplice, dove regna il dialogo, innanzitutto, e anche lo scontro, gli altri umano, però io preferisco la mia famiglia, due volte regna lo scontro, che un'altra dove non si dialoga per niente, perché dove non c'è dialogo, non c'è scontro, non c'è comunicazione e ognuno si fa i fattacci suoi ed è molto, molto peggio. Stasera sono molto felice perché oltre a essere presente mia madre, e anche presenti Sara, mio padre. Il grande Vincenzo Vistapace ha deciso di farci dono della sua presenza. Per questo sono un po' emozionata. Devo dire. Adesso bando le emozioni. Entriamo nel vivo della serata, visto che per fortuna abbiamo ampio orario, non siamo tenuti a un suono di campana, come a scuola, ovviamente. Allora, è da premettere che in Valtellina nel 72, quando sono nata io, c'era poco e non c'era niente. Anzi, non c'era proprio niente. Non c'erano tutte le tecniche che ci sono oggi. E quindi ci siamo un po' guardati in faccia tutti e abbiamo deciso.
adesso di tirare fuori il nostro coraggio, la nostra voglia di faccia, la nostra voglia di riuscire a fare vedere al mondo cosa sappiamo fare, anche se abbiamo una o due gobbe. Sono stata la prima bambina affetta da sindrome di Down a frequentare la scuola materna. E dove ho vissuto da fratella, da fratellezza, però non ricordo tanto, ricordo più le esperienze scolastiche, sia delle elementari, poco anche delle elementari, ma tanto delle medie e delle superiori, frequentato la scuola obbligatoria e poi abbiamo deciso di ascoltare i psicologi, gli insegnanti, ho deciso di ascoltare i genitori, dove è questa mia. In fondo la scuola dovevo farla io e quindi doveva piacere a me. E di conseguenza ho scelto l'istituto alberghiero, dove dentro il contesto di scuola alberghiera c'erano dei corsi a parte. E ho frequentato 4 anni di laboratorio, di sartoria e cultura generale e mi sono trovata benissimo. È stata l'esperienza scolastica, è stata per me un'emozione unica che mi ha regalato moltissime situazioni e grandissime emozioni. La più grande è l'amore. Chi vive, prima o poi, deve anche far conto con l'amore, perché l'amore fa parte della vita, anzi direi che è la parte importante della vita. Però come si sa, con l'amore c'è anche il dolore. Il dolore del pregiudizio, il dolore dell'ignoranza, il dolore di sentirsi il corpo cambiare e non si capisce bene il perché. Anche io ci sono passata, quindi posso capire gli adolescenti che si trovano a vivere questa fase critica, la bella adolescenza. Ma sono andata ad alcuni amici che mi hanno aiutato a superare questo momento. Finita questa scuola ho frequentato con mio padre un corso di Croce Rossa ed è stato molto bello anche perché ho fregato il maestro quando mi sono passata con 2 errori e lui con 3. Diciamo che ho girato quasi tutto il mondo. Sono stata in Spagna per alcuni convegni sulla sindrome, per un convegno sulla sindrome di Down. Sono andata in America per uno scambio tra studenti. Però l'esperienza che più ha cambiato la mia vita è stata quella che ho vissuto in Africa. Io sono andata in Africa così per scommessa, per vedere una realtà diversa, per conoscere una realtà diversa, per stare un po' di tempo con mia zia, per stare un po' di tempo con mia nonna.
e non pensa, e anche per rendermi utile agli altri, dimenticare una cosa importante. Che è stata anche l'esperienza che ho vissuto al cuore ambulatorio, quando mia mamma lavorava in ospedale come infermiera, e quindi mi ha convinta a fare questa cosa, di dare una mano al cuore ambulatorio dell'ospedale di Orbegno, ed è stata un'esperienza che mi ha arricchito molto. Lì ho conosciuto un dottore che operava in carte di riposo, che mi ha convinto a andare a rendere utile anche in carte di riposo. Ci sono stata, ho vissuto un'esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto. Buongiorno, cosa si possa fare,
sei già consacrato mediante il battesimo, puoi fare gli averi quando vuoi, puoi andare in chiesa quando vuoi. Tu non sai che cosa vuol dire, ma io sapevo bene che cosa significava. Di fatto ho detto, mamma, io devo vivere la mia vita e non la tua. Quando il Signore chiama, la tua risposta non serve. E lì, la mia mamma, si è... Funziona. Allora, e lì la mia mamma, dopo che si è fatta portavoce della famiglia, si è fatta mia portavoce, e anche fin troppo bene. E anche fin troppo bene perché la Chiesa, prima ancora di conoscermi, signora, niente da fare, qui ci vuole la firma del vescovo, non si può fare, la porti anche a Firenze, le consacrano anche i mongoli. Quel giorno è stato il giorno più bello.
quello della mia vita. Credo anche dei miei genitori, ma di sicuro il mio. Perché finalmente la Chiesa si è aperta a questo universo che non conoscevano. Certo c'è ancora tanto da fare per farlo conoscere, ma se siamo qui stasera, se siete qui stasera vuol dire che volete impegnarvi anche voi per migliorare le cose. Dico anche voi perché anche voi avete la vostra, potete fare la vostra parte. Io, per quanto riguarda me, continuerò a fare la mia, però non posso farcela da sola. Ho bisogno di voi, ho bisogno di seminare cultura, ho bisogno di investire nei giovani, perché sono i giovani il nostro futuro. Se come si dice, non si investe nella gioventù, in chi dobbiamo investire noi? Io faccio parte di un ordine laico, che è l'ordine delle Vergini Consacrate. È un ordine che non prevede la vita comunitaria. Ognuna delle consacrate decide di vivere in famiglia o di vivere con le altre consacrate o di vivere anche per conto proprio. Io vivo in famiglia anche perché adesso ho anche delle nipotine, quindi hanno bisogno anche loro di me. Una ha 6, ha quasi 7 anni, una ne ha quasi 12. E mi do da fare come posso per dare una mano. E fare quel che posso fare, quello che riesco a fare. Ora io non vorrei domandare con le vostre domande, a tutte le vostre domande, e quindi taglio. Grazie.
fisica. Intanto io sono sostegno in orario, faccio il lavoro da manovale, perché da quando ho perso la... ho perso non... mi sto spremendo molto male, sono un po' stanca anch'io. Da quando le gambe le disubbidiscono, la mamma è diventata indispensabile, nel senso che già era utile prima, perché non è mai stato un forte di Cristina avere muscoli che le potessero garantire una grande esistenza, ma dopo questo virus che mi ha un po' deportato il sistema immunitario, mi ha un po' stravolto, e diventa sempre più indispensabile la presenza di qualcuno vicino a lei, però mi ricambia abbondantemente con i suoi consigli, col suo modo di essere. Cosa vuoi che dica? E allora appunto, allora ci sarà qualcuno che magari si è sentito nel cuore una curiosità o qualcosa, lo dirà, no? Se ti fai spaventare che compagnia, no? Forza! Com'è nata la provocazione in Africa? Se vuoi raccontarci com'è nata la provocazione? Allora, in Africa è andata benissimo. Io sono stata una prima volta nel 91 e poi, visto che la prima esperienza era andata bene, sono andata per una seconda esperienza, ho accompagnato mamma, sono andata anche lei a vedere com'era l'ambiente, e poi lei è tornata in Italia e io sono stata giù con la zia per 5 mesi. È andata bene, talmente bene che sono tornata in Africa altre 3 volte. Totale 5 volte, però mi sono servita a tanto. Io andavo a giocare con i bambini, aiutavo al piccolo ospedale della missione e in base agli spostamenti di mia zia, perché se lei andava via per una giornata non andava con me. Però se andavo via per qualche giorno andavo anch'io. Quindi è stata una bellissima esperienza che io auguro a ognuno di voi di fare, perché l'Africa si può capire soltanto vivendola come la vita, ovviamente. Ciao, io sono Andrea. Io c'è sempre qualcosa in più, nonostante il cromosoma. Infatti è una strada più inserita, è una strada con... che si fa più fatica a fare, ma se si è in due a farla si fa meno fatica, perché come tutti sanno, dopo alla salita c'è la pianura e poi la discesa. E io... noi abbiamo fatto molta fatica a fare questa strada un po' in salita, però adesso perlomeno stiamo sperimentando la gioia della pianura. Sento Alessandro. Rossana. Ah, Rossana. Sì, adesso. Sì. Ascolta, tu prima hai detto che noi abbiamo ancora che sono dei giovani, no? Sì, dei giovani per essere se tu potessi chiedere completamente proprio in diretta l'aiuto, quale sarebbe? Mi interessa, mi hai trovato di interesse per essere allora.
vedendo queste persone avere un contatto, un approccio, parlare con loro, imparare a vederle e imparare a vederle ed avvicinarsi con, senza pregiudizio del cuore, perché i pregiudizi fanno male, perché i pregiudizi lasciano soli, perché il giudicare prima una persona non è una cosa buona. Puoi giudicarmi, d'accordo, ma prima conoscimi. Parla con me. Non si può giudicare un libro da una copertina e non si può giudicare una persona dall'aspetto esteriore, perché il vero io delle persone si trova nel cuore. Io incoraggio sempre i ragazzi e se stessi ad amarsi di più, a portare nel viso, a portare nel mondo il proprio viso, perché è bello così com'è, perché se non smettiamo di non fare maschere, la società non vedrà mai il nostro vero viso e non conoscerà mai il nostro vero io. Allora, io vorrei che tutte le famiglie fossero più presenti per sentire il disagio che ora do. Ed è questo. Fate tutto quello che è possibile affinché il vostro figlio possa fare vedere quello che sa fare, ma non andate oltre, perché andare oltre vuol dire privare il ragazzo o la ragazza della gioia di stare con gli amici, di stare con i fratelli, di vivere la sua adolescenza, la sua gioventù.
direi di avere fede, di aprire il loro cuore alla speranza, gli direi di non arrendersi di fronte alle difficoltà e di non far finta che i problemi non esistano, ma di affrontarli insieme, proprio come famiglia, perché non si può nascondere adesso sotto la sabbia, i problemi si devono affrontare. Devono affrontare insieme e con coraggio, speranza e anche con qualche, ma vada via al mare qualche giorno per non usare altre parole più volgari nel momento in cui servono. Mi è servito parecchie volte perché se non ci fosse stato i piedi in testa li avrebbero messi spesso e volentieri, e quindi siccome io non sono un tipo che si lascia mettere i piedi in testa, direi che quando ci vuole ci vuole. Va bene,
Sì, sostanzialmente, vabbè, io ho fatto anche la scelta di avere una casa famiglia, giù in Sicilia, sono napoletano, e da parecchio tempo, da questo osservatore che lei privilegiato, quello di stare a contatto con persone in difficoltà, senza fissa dimora, e tutte le categorie che comunque sono svantaggiate, dai disabili fisici a quelli mentali, ho notato nel tempo che ci sono tante notizie belle nel mondo, dappertutto, anche se spesso volentieri nelle situazioni di difficoltà. Per esempio, proprio ultimamente mi ha colpito non solo l'esperienza di Cristina, ma delle tante persone che vivono nel silenzio e hanno figli disabili, e devo dire, ho visto tante storie molto belle che parlano d'amore all'ennesima potenza. Lì in fondo, sulla destra, potete tranquillamente prendere un giornalino che vedete che si chiama La Gioia, e in quel caso ci sono quattro storie che ho messo in evidenza, raccontate dai ragazzi, ci sono raccontate dai ragazzi storie del sud e storie del nord, perché in questo momento è nata questa piccola simbiosi tra la Sicilia e il Veneto, e adesso hanno più un cielo nel Veneto e la Lombardia, meglio, e sono stati stessi i ragazzi a raccontare buone notizie. L'età media in questo momento dei ragazzi che l'hanno scritta è 17 anni, sono uscite veramente delle belle storie. Una storia racconta di una insegnante cieca che ha trasmesso tanto a una sua alunna, e tra l'altro una alunna particolare di 15 anni perché vive in una casa famiglia. Poi c'è un'altra bella esperienza di una classe che ha fatto tutto l'anno un servizio con bambini che avevano bisogno di dopo scuola di vari paesi. E poi dal nord invece, perché queste due storie sono del sud, vengono due storie importanti di solidarietà. Una hanno a Schio, hanno fatto un tubo alto 7 metri e l'hanno riempito di tante piccole monetine che hanno, alla fine hanno raggiunto una cifra di 1.040 euro, che non è tantissima, ma al tempo stesso è un segno importante, e l'hanno mandato in una missione che sta a Palermo, una missione che non so se qualcuno di voi conosce, accoglie ben 1.000 persone, di cui molti vengono dall'Africa, dagli spacchi e non solo, diretta da un missionario che si chiama Fratello Biagio, e hanno fatto questa scelta. E poi sempre da Schio, perché devo dire a Schio, nonostante sia un piccolo centro del Veneto, hanno diversi ragazzi sensibili, anche un professore che è molto sensibile e è molto vulcanico, anche se non è né di Napoli né della zona dove sono io adesso, a Catania, che c'è l'Etna. E questo professore, insomma, ha organizzato anche un'iniziativa dove ci siamo conosciuti con Marilyn e Cristina, in cui diverse persone in rete hanno messo l'immagine di Cristina mettendo anch'io sono down su delle idee che a me non erano molto piaciute sulla vita dei bambini diversi. E qui ci ha raccontato un po' da un ragazzo perché. Vi invito a prenderlo, tra l'altro appunto è gratuito, quindi nella copertina vedrete cosa vi chiedo in cambio, non ve lo preannuncio, così prendete questo giornalino senza sapere perché lo state prendendo, è una sciocchezza, insomma, non vi preoccupate. E al tempo stesso, insomma, se c'è segnato appunto anche il sito e la pagina Facebook dove ci sono buone notizie, e ognuno di voi ovviamente potrà raccontarle, perché come vi dicevo sono talmente tante e numerose che io, per dire, se non avessi un minimo di aiuto in questo momento, mi stanno arrivando tanti ragazzi da varie parti d'Italia, in particolare dalla Sicilia e dal Veneto, non è facile raccontarle tutte. Grazie. E a maggior ragione credo che guardandomi
possiamo toccare con mano molte cose che diversamente forse non avremmo incontrato. Capisco benissimo che il primo momento, io ho vissuto 22 anni e ne avevo, a 22 e immaginavo come tutti, col papà di Cristina, immaginavamo che dovesse arrivare questo bimbo che per forza di cose doveva obbligatoriamente colmare tutte le nostre immaginazioni, cioè io lo vedevo già medico perché lavoravo in ospedale, il papà forse lo vedeva già insegnante perché lo insegnava e non abbiamo tenuto conto che invece c'è stato uno sconvolgimento indipendentemente dalla nostra volontà e è arrivata Cristina che soprattutto non era maschio, ma chissà perché immaginavo che dovesse essere maschio e che subito dal primo momento in effetti che se ne possa dire che non era nel nostro immaginario e non è stato facile, anche perché ripeto, questo accadeva nel 72 in una valle come la Valtellina dove la mentalità è proprio un po' stretta, un po' montanari, sono un po' buchi, no? E quindi cambiare quello che era il pregiudizio non è stato facile, però ce l'abbiamo fatta perché abbiamo creduto fortemente insieme nel diritto di questa figlia, così come degli altri che poi abbiamo avuto, potersi esprimere e realizzare al meglio. Io ho sempre creduto che le cose fino a un certo punto possono cambiare nella misura in cui noi vogliamo che cambino. A volte mi è stato detto di non sognare così in grande perché alla fine insomma sta bambina aveva la sindrome di Down, non è che potesse immaginare chissà quale futuro, però io non mi sono mai rassegnata all'idea che quantomeno serena mia figlia doveva essere. Poi tutto il resto è venuto perché è venuto e poi ho dovuto fare i conti con lei che, come avete sentito, a un certo punto si è presa in mano la sua vita ed è in grado veramente di fare le sue scelte. Non parlare male di me adesso perché lo so che parli male. Di chi parli male? Ma di solito dice adesso questa ha cominciato a parlare, vero, non smette più. Ho finito, io ammetto, guardandomi negli occhi riesco a capire le vostre emozioni perché c'è un'empatia tra mamme e anche tra papà, perché non è che... però tra papà se ne vedono sempre meno. Infatti il papà di Cristina è la prima sera che viene a sentirla, in quanti anni non lo sappiamo. Domani se avrete una neve rossa qua sapete perché. Ci ha fatto questa sorpresa e ci ha raggiunto. Comunque, sai che non mi ricordo, Andrea ti chiami? Non mi ricordo più la tua domanda, solo che quando l'ho sentita mi era venuta un'idea, però puoi rifarla se... Sì, mi sono candidato a una condizione di vita. Una condizione... piccolina, ma in effetti non potevo probabilmente capire, però io per una volta mi sono trovata davanti a lei anche quando aspettavo già sua sorella che alla fine è nata dopo 13 mesi, le dicevo: Cristina, adesso cosa facciamo? Sta arrivando un fratellino e una sorellina, tutti insieme, se tu ci metti un po' di buona volontà cercheremo di aiutarti, però ce la devi mettere perché non possiamo permettere ai nostri figli di come dire, di sentirsi sempre persone necessariamente bisognose di aiuto. Infatti a volte io mi esprimo in un modo che a volte mi è stato chiesto di chiarire. Io dico: io ho trattato mia figlia come una figlia, perché a volte ho sentito l'espressione del tipo: io ho trattato mia figlia come se fosse normale, e a me
dobbiamo vedere tutto quello che non potranno fare. Chi lo sa cosa non potranno fare? Nessuno. Perché di Padre Eterno, se ci crediamo, ce n'è uno. E poi chi non ci crede avrà i suoi motivi, e io non voglio giudicare nessuno, né obbligare nessuno a essere il cattolico, né insomma, ognuno fa come crede. Però, cioè, alla fine ti pongono davanti e tutte le cose negative, come se non bastasse il fatto di essersi resi conto di aver... E io ho pensato, cosa avrò mai fatto di strano io perché succedesse questa cosa qua? Non abbiamo fatto niente. Non abbiamo fatto niente, ma c'è stato un incidente e che forse a questo punto, sinceramente, per fortuna sono stata scelta per essere la mamma di Cristina. Non dico che per fortuna lei ha la sindrome di Down, perché credo che solo un genitore che non sa cosa che si dice sia. Ci sono anche quelli, ma non sono così. A questo punto non ci arrivo. Io avrei fatto di tutto per fagocitare quel maledetto cromosoma, ma siccome non si può, è inutile pensare di rovinarci la vita. E essere stata scelta per essere la sua mamma, sì, lo apprezzo, e sicuramente sono una persona meno peggio, non dico migliore, perché se chiediamo al papà non sarebbe d'accordo. Però meno peggio di quanto non potevo essere se tutto fosse andato liscio con lei e con i suoi fratelli. Non è andato liscio niente, né con lei né con i suoi fratelli. E quindi abbiamo toccato con mano molti tipi di difficoltà. Ma viva Dio, stasera siamo ancora qua a soffrire e a guardare il mondo con un occhio positivo, perché ragazzi, se guardiamo dalla parte delle cose brutte, veramente ce la buttiamo in testa. Siccome la testa ci serve, teniamocela buona. Prego. Que yo amo y cuyo espero.